Have a nice week. Lucetti. È praticamente impossibile, oggigiorno, accendere la TV o connettersi ad internet senza essere notificati di un nuovo disastro di dimensioni enormi che ha colpito il mondo. Il mondo davvero sembra stia per finire da un giorno all'altro. Fortunatamente non è così. È soltanto una sensazione, una percezione che i media stanno cercando di trasmetterci. Però è altrettanto vero che sì, quello che accade nel mondo ci influenza, ma ci influenza molto di più quello che accade qui, tra le tue due orecchie. Ed è essenziale riuscire a controllare quello che ci succede qui dentro. Il modo migliore per farlo è un antidoto molto potente che prende il nome di gratitudine. Ah, ancora con questa gratitudine, mi dirai. Sì, ancora con questa gratitudine. Ma aspetta, aspetta, aspetta prima di chiudere il video. Sapevi che semplicemente esprimendo gratitudine nel corso della tua giornata puoi aumentare il tuo livello di felicità tra il 20 e il 25%? Non chiedermi come abbiano fatto a misurare questa cosa, eppure sono studi scientifici alla mano che lo dimostrano. E la cosa più bella è che non devi aspettare di essere felice per esprimere gratitudine, né devi aspettare che tutto nella tua vita vada alla perfezione. Anzi, puoi e devi cominciare subito. Infatti è dimostrato che non sono le persone felici ad essere più tendenti alla gratitudine, ma sono le persone che esprimono più gratitudine nel corso della loro vita ad essere persone più felici. E quindi il modo migliore per continuare questa chiacchierata insieme è provare cosa significa gratitudine davvero oggi, adesso. La mia strategia preferita in assoluto prende il nome di giornata della gratitudine. E no, non ti sto chiedendo di esprimere gratitudine scrivendo su un quaderno tutte le cose per cui sei grato per 12 ore al giorno, no. Quello che ti chiedo di fare è di scegliere un giorno, salvare la data in calendario. Possibilmente non una volta all'anno, ma almeno una volta al mese. Una volta a settimana ancora meglio. E in quella giornata, per 3, 4, 5, 10 minuti, scegli di pensare alle persone che ti circondano, alle persone che sono nella tua vita e manda loro un messaggio di apprezzamento. Può essere un audio messaggio, può essere un video, può essere un semplice SMS. L'importante è che la persona si senta apprezzata e vada bene che all'inizio, soprattutto se non l'hai mai fatto, la risposta potrebbe o non arrivare oppure essere particolarmente imbarazzata. Ma non preoccuparti, perché in un caso come nell'altro avrai trasformato la loro giornata e sicuramente avrai trasformato anche la tua. Questa è un'abitudine splendida, soprattutto per smettere di dare per scontate le persone che ci sono più vicine, che sono le classiche persone che in qualche modo ci abituiamo ad avere sempre intorno e che dimentichiamo di apprezzare più spesso, ma anche le persone che sono più lontane. Ma la cosa più bella di questa strategia è che ti consente di spostare il focus da te stesso agli altri. Ad altre persone, invece che continuare a rimuginare su quali sono i tuoi problemi, su che cosa non sta andando bene nella tua vita, sai bene che quello su cui ci concentriamo si spande a macchia d'olio. Quindi concentriamoci sugli altri e magari nuove persone interessanti potrebbero apparire nella nostra vita. E la parte più bella di questo video comincia, come sempre, adesso nello spazio qui sotto i commenti. Facciamo che questo è il nostro primo giorno della gratitudine, il primo di molti. Quindi condividi qui sotto quale sarà la prima persona a cui manderai un messaggio di apprezzamento oggi. Potrebbero essere i tuoi genitori, visto che di solito li diamo abbastanza per scontato. Potrebbe essere il tuo capo, che magari rispetti molto ma che ti sei dimenticato di apprezzare per diverso tempo, oppure potrebbe essere qualcuno con cui collabori o un collega o semplicemente lo chef del ristorante dove mangi ogni giorno e che puoi ringraziare per quello che ti prepara costantemente e che ti piace un sacco. Qualunque sia la persona che scegli, condividila nei commenti qui sotto spiegandomi perché decidi di apprezzarla oggi. Grazie per aver guardato questo video. Io oggi, naturalmente, come sempre, sono grata per te. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.